Bentornati sul mio canale YouTube Nuotiamolo. Oggi 4 maggio e buona fase 2 a tutti, buona fase 2 sportiva a tutti. Mi raccomando, da oggi comincia la famosa fase 2 e si può andare a correre ufficialmente fuori, cosa che ho già fatto. E adesso si fanno i soliti esercizi, oggi lunedì si fa un circuito. Facciamo tre esercizi, propongo tre esercizi intanto per riscaldamento e poi sei esercizi da ripetere, anche questi sempre a circuito. Facciamoli di una quarantina di secondi ciascun esercizio, 10 secondi tra esercizi e esercizio di riposo, e tra le serie si può fare una trentina, 20-30 secondi di riposo massimo. Il primo esercizio di riscaldamento, si girano le braccia, ok? Questo in avanti, un minutino e un minutino anche indietro, ok? Questo aiuta un po' a cominciare il riscaldamento. Poi si può fare dei butt kickers. Mettiamo le mani sul sedere, ok? Questo, anche questo, un minutino. E poi un jumping jack che fa sempre bene, io lo faccio sempre con i pesetti, apro questo oppure solo laterale, bene, chi non avesse pesetti può sicuramente farlo senza problemi, senza. Nel circuito propongo squat, questo 90 secondi, le mani, le gambe sotto le spalle, cioè, no, anche bello esplosivo, si può fare anche con le mani davanti, ok? Squat 40 secondi, poi si può fare dei piegamenti e le facciamo con le ginocchia piegate a terra, che toccano per terra, sì, e i piedi verso l'alto. Questo per cominciare, il primo tipo di piegamento va bene per tutti. Poi facciamo un esercizio posizione plank, le gambe dietro avanti, anche questo buono stringendo i muscoli addominali, è buono per la parte cardio, la parte inferiore del corpo e la parte anche superiore del corpo. La posizione plank sono eccezionali, sono sempre eccezionali. E anche questo. Quarto esercizio, si comincia a fare un push-up un po' più faticoso. L'abbiamo già visto, quello con rotazione laterale. Questo comincia a essere un po' più impegnativo di quello con le ginocchia per terra. E teniamo le gambe un po' larghe per la stabilità. Ok, piegamento. E anche questo, una quarantina di secondi, non importa la velocità, 40 secondi se si fanno tutti sono più che sufficienti. Poi facciamo classico addominale, che piace gelati e pizza, fanno tanto bene gli addominali. Volevo fare il V sit-ups, ovvero schiena distesa, piego le gambe in avanti e vado avanti anche con le braccia, ok? Anche questo una quarantina di secondi. Mi raccomando di tenere rilassato
collo e spalle bisogna venire su solo esclusivamente con gli addominali. E l'ultimo esercizio della serie si può fare un jump planks, questo l'abbiamo già visto mille volte, posizione plank, gambe laterali, centro, questo buono per tutta la parte addominale, contrarre la muscolatura profonda, addominale, posizione plank, quindi tutto di tenuta, eh? Bene, questo circuito di 6 esercizi lo possiamo ripetere dalle 3 alle 5 volte in base alle vostre possibilità. E non dimenticate il pollicione all'insù, io continuo a finire il mio circuito, le mie serie, e pollicione all'insù, iscrivetevi al canale come sempre. E saluti sportivi dal vostro Raffa, ciao!